Eccoci, io sono qui alla fine di questo seminario sulla fibromialgia. Sono, spero, non una con questi sintomi, ma in ogni caso sono parente, sono la figlia di una persona che adesso è in fase di guarigione, però insomma era malata. è servito, questi 3 giorni sono serviti parecchio perché sinceramente è una malattia che non si conosce, io non conoscevo, io vedevo tutti i giorni ma non vedevo fondamentalmente ed è brutto perché tu vedi la tua mamma che è sempre stata la tua mamma, presente, sempre forte, sempre presente, non esserci più, essere sempre debole, essere sempre stanca. La mia mamma aveva un sorriso grande così e l'aveva perso. È difficile anche perché tu non capisci che cos'ha. Allora pensi che sia semplicemente stia invecchiando e allora incomincio a spronarla in qualche modo, ma ovviamente ora ti accorgi che è una maniera sbagliata. E quindi una cosa ho capito, che questa malattia è davvero orribile, orribile, ed è orribile per chi ce l'ha sicuramente, perché è come in prigione, ed è orribile anche per chi è a fianco, perché se capisce, cioè se non capisce vede una persona assente, se capisce non sa comunque come muoversi, cosa fare. Io credo che essere qui sia già una risposta, un modo di aiutare, un modo di essere presente, a fianco. E speriamo che questo si riesca a fare in grande, non essere l'unica e non essere, e che ogni persona che abbia questi sintomi abbia qualcuno a fianco che perlomeno capisca, perlomeno si informi e aiuti. E auguro a tutti di guarire, perché come diceva, li inguarirò.